sì. Allora. Oggi voglio stare in Toscana. Sì, voglio stare, non mi voglio muovere troppo, non voglio andare troppo in là, o troppo in qua, o troppo in su, o troppo in giù. Però vorrei inserire Guglielmo Passeri nella situazione. E la situazione che voglio utilizzare è quella dei traslochi Attila. Sì, cerchiamo di smuovere un po' le persone, ma muoverle in tutti i sensi. Dobbiamo muoverle di casa, ma anche, cioè, insomma, così, di umore, di voglia. Magari di darsi un po' da fare con gli urli, con gli insulti, insomma di litigare con me. Sì, io sono Attila, signora, Vandalunni, sì, dei traslochi Attila, anche se poi c'è i passeri che li chiama gli sdraloghi, e vabbè, va bene lo stesso, e quindi facciamo traslocare un po' di persone nella nostra bella Toscana. Vediamo se si riesce a a mettere un po' di scompiglio nelle famigliuole italiane toscane, in questo caso. Per il momento non risponde nessuno, ma insomma è questione di aspettare. Se non è questa, è la prossima, no? Se non è la prossima, sarà quella dopo, giusto? Ok. Intanto questa niente. Si può resistere a un niente di fatto iniziale, è abbastanza normale. Vediamo se la seconda invece magari ti porta in qualche famigliola per benino che non sa di dover traslocare. Pronto? Sì, pronto, signora, buongiorno. Sono Vandalo Unni dei traslochi Attila. Allora, senta, va bene per oggi come stabilito, no? No, lei ha sbagliato. No, il signor Lido ha fatto... Scusi, ma non abita lì, signor Lido? Sì. Ah, ecco, no, va bene, allora tutto ok. Lui ha fatto questa relazione di trasloco e... Cioè, ma... Lei si confonde. No, signora, io non mi confondo, ma scherza davvero, noi siamo già pronti, arriviamo dopo pranzo, signora. Sì, lei faccia lei. Ma io non c'è, scusi. Io se si trasloca in segnaccio. Come, in che senso? No, cioè, perché noi non si va a nessun posto. Segnaccio, scusi signora, uno non deve andare per forza al cimitero per traslocare, uno può andare anche in un'altra città, no? Scusi, no. Segnaccio. No, voglio dire, ma non c'è Lido, questo signor Lido, ci devo parlare un attimo. Certo che c'è. Perché siccome lui ha fatto una telefonata, ha fissato tutto il trasloco, mi ha detto tutto quanto, anche dove dovete andare, eccetera. Ma meglio. Ora però bisogna che ci parli, non vorrei che ci avessero fatto uno scherzo a nome di sì, questo signore. Sì, ma infatti signore. gliel'hanno fatto. Ma l'hanno fatta tutte e due in questo caso, Sì. Dobbiamo capire chi è stato, me lo passa per favore. Sì. Grazie signora. Arrivederla. Che sistema è quello, faccio gli scherzi. Traslochi ora, signora, traslochi. Perché già la vita si anima in questa famiglia in cui regnava la banalità, il silenzio, la piattezza delle giornate uguale una all'altra. Pronto? Sì. Ah, signor Lido, buongiorno, sono Vandalunni di Traslochi Attila. Allora, per quel trasloco, come da sua ordinazione, va bene oggi pomeriggio, era stato fissato, quindi va bene? Ha già incassato le cose più piccole, messe in qualche scatola, le cose soprammobili, tutto? Ma guardi, io non ho nessun trasloco. Come c'ha nessun trasloco? Ma meglio. Come meglio? Ma allora ci hanno preso in giro. Ma sarà un altro vigilito. No, caro signor Lido, lei, perché il numero telefonico è questo, e vedrà. E poi tra l'altro il mio aiutante qua, che tra l'altro si occupa dei traslochi, proprio viene a fare traslochi, ha preso lui la telefonata. Se vuole glielo passo, perché non vorrei che ci avessero... Ma lei conosce qualche persona un po' strana che fa gli scherzi così per prendere in giro? Cioè, magari si serve del suo nome, insomma, noi sa, si lavora, non vorrei mica... No, capisci? Sarebbe stato uno stupido. Sarebbe stato uno? No, sarebbe stato quello che ha chiamato... Sì. Che ha dato il numero, sarebbe stato uno stupido, no? Uno stupido. Appunto è quello che volevo dire io. Se io non saprei chi potrebbe essere stato, ma potrebbe essere qualcuno che conosce lei. Però io capisco. Aspetti un attimo, sì, la sì. Faccio parlare con chi ha preso la telefonata. Senz'altro, io sì. Non ce l'ho con lei, ma spero che non sia stato lei a fare lo scherzo. Madonna in chiesa, ma scherziamo. Meno male che in chiesa la Madonna. No, vabbè, aspetti un attimo. Sì. Guglielmo, aspetta, no, aspetta, no.
qui c'è qualcosa che non va. Questo signore, poi Romo, dice che non, lui non ha ordinato nessun trasloco. Cioè, parlaci te che ha preso la telefonata, vedi un po' se capisci chi può essere stato, cioè qui ci fanno gli scherzi. Ma come, professor, che mi sembrava una cosa vera? Lo so, se sembra sempre vero, capito? No, aspetta, pronto? Pronto. Sì, buongiorno. Lei è il signor Lido, giusto? Io sono il signor Lido, anzi, sono Lido. Lido. E che dicevo? Dicevo Lido, no? Appunto. No, volevo dire signore, no. No, Lido, ho capito. No, Lido e basta. No, siccome io ho ricevuto 2 giorni fa, no? Una telefonata che mi diceva appunto una persona, cioè sono Lido tal dei tali, l'indirizzo è questo, il mio numero di telefono, chiamatemi, per il giorno mercoledì, appunto dopo pranzo, venite perché si fa il trasloco. Ora, io... Questo è un grande stupido che l'ha fatto. Come? Questo che l'ha fatto è un grande stupido. Stupido, ma io non so se, insomma, siccome devo dire la verità, signor Lido, come voce sarebbe piuttosto simile alla sua, insomma, cioè... Madonna Chiesa, se no! Se io dovessi dire lei, insomma, che mi ha telefonato, perché la voce è uguale. Ma, guardi, io... Ma che lei è anche un imitatore, questa persona? Come? Questa persona sarà anche un imitatore, perché gli ha fatto la voce uguale. Sarebbe un bel lavoro. E lo sa come diceva sempre? Madonna in chiesa devo traslocare, Madonna in chiesa devo traslocare. Diceva sempre così. Ma l'ha intercettato forse di dove era sta persona? Che ne so, no, perché il numero non appariva nulla. Cioè, voglio dire, il numero lui mi ha dato il suo, cioè questo che ha fatto ora il mio principale. E allora, insomma, io praticamente... E poi mi diceva sempre, sa, è di andare via. E cioè, io ho chiesto, ma dove si deve trasferire, no? Per sapere esattamente. Cioè, allora, lui mi ha detto che, insomma, praticamente questo Lido, cioè lei, la si doveva trasferire in un'altra città addirittura, no? Ma... E detto, va bene, d'accordo. Io dal 53 che sto qui. Sì, ho capito, ma ora, io dico, ora lei si trasferirebbe praticamente, come mi ha detto lui, a Canihati. Dove? A Canihati. E dove sarebbe? Ma sarebbe giù in Sicilia, da quelle parti lì. Io sono qui in Toscana. Lo so che lei sta qui in Toscana, anch'io sono in Toscana. E io ho detto, è un bel viaggio, ma noi si parte e si va, non c'è problema. In Docidio andare si ha, capito? Ora, il problema è che qui io ci ho già preparato, ho già l'ape, 2 ami e 3 purmi, già belle pronti, no? Io come fo? C'ho anche gli uomini, no? Ora io, bisogna che venga. Sì, lei... Vuole anche venire, vedrà che dove sono io. No, io vengo, no, nel senso che io voglio sincerarmi della cosa. No, cioè, assolutamente. Noi si viene, no, si smonta tutto, si aria, guardi, si fa un lavoro accuratissimo, e si avvia. Cioè, lei ci viene dietro, naturalmente, insomma, e ci dice esattamente la strada di Hanihati, perché è lunga. Però, guardi, io devo fare il mio lavoro, perché io non sono il principale mi ha detto, vai a fare sto stralogo, e io sto stralogo lo devo fare. Ma è casino, io non ordino niente. Lo so, ma a me me ne fa fregare. A me me ne fa fregare di meno, perché abbia pazienza. Io sono un sottoposto, il che mi dici principale lo devo fare. Aspetti un attimo. Senta, principale, mandalo, uni. Allora, deve andare o non deve andare? Questo signore giustamente dice di no. Ma io no. Però se lei la mi dice... Lei, lo sto parlando del principale, se lei la mi dice che deve andare, io vo. No, tu devi andare, ma qui bisogna, si lavora, si sta a scherzare. Se questa ha fatto ordinazione, se tu hai riconosciuto la voce, tu devi andare. A che ha sentito e cosa ha detto? Ma io lo sento poco, cioè, ma ha detto che se io riconoscevo la voce, e se lei è la persona che mi ha dato questi dati, io devo venire da lei. Va cioè, bene, io praticamente... posso qua chiamare i carabinieri qui? No, ora noi si viene lì, si smonta tutto, gli armadi, se lei non ha fatto ancora le scatoline o la roba piccola, e ci si pensa noi, perché guardi, siamo veramente, si lavora bene. Ma io non ho fatto niente, ma io no, io niente. E devo portare tutto a Canihati, no, io ho la responsabilità. Il principale mi ha detto, sì, non voglio mia perdere il posto, sa, io sono Guglielmo Passeri, sono una persona che lavora per bene, che mi diano di fare, e lo fuoi. No, ma io guarda... E lo fuoi. Ma io sono coltivato di e lo fuoi. Io sono una persona onesta. Il gioco è bello quando dura poco. È arrivata una focina dall'aldilà. Lui era più bambagione, lei insomma più pratica. Qui però bisogna. Aveva anche ragione la signora. Sì. Ogni bel gioco dura poco, sarebbe questo. Però insomma, va richiamato, no? Eh sì.
ora risponderà lei, sicuramente metterà il povero marito al sicuro, il povero Lido. Pronto? Ah, signora, senta, io, guardi, non c'ho nessuna responsabilità. Il principale mi ha detto di venire, no, io vengo, io, piglio, guardi, smonto. Finita, per favore, perché non è un neon gioco, ha capito? La gente quando non c'è bisogno. No, c'è bisogno da parte mia, io lavoro, signor, lavoro, sono mia da dire. Se lei lavora, vada al lavoro, io non so che dire. Allora, beh, in mi lavoro, lei venire a casa sua, fra un mezz'ora, tre quarti d'ora al massimo, siamo ostie. Sì, per me lei può andare dove vuole, qui non si carica niente, stia tranquillo. Si carica, signora, forse in casa vostra si caricava una volta, ma insomma, e si ricarica oggi, ha capito? E si porta viognosa, va bene? Sì. Accanicati, ci siede accanicati, ci siede fra poco, signora. La mamma apre la porta, se la mamma apre la porta, boh, ha avuto giù con la spalla. lei era più, lui era meno, sì, ho scelto una via soft per parlare con queste persone, cioè calcolando la possibilità che fosse uno scherzo, però... purtroppo era impossibile non andare, dovevo andare per forza. E quindi sì, i poveretti stanno aspettando i passeri. Vabbè, d'accordo. Ma la signora con poche parole mi ha liquidato ogni bel gioco, dura poco, roba del genere. Vabbè, non importa, ed è vero così, quindi andiamo da qualcun altro, perché mandiamo altre persone a canica T. Sì. Pronto? Sì, pronto, sono Vandaluni dei Traslochi Attila. Allora, va bene per subito dopo pranzo? Ah, vediamo. Ma lei ha sbagliato numero? No, il signor Ugo abita lì, Ugo? Ugo? Ugo, è lei? È lei? Ugo è il mio babbo. È il suo babbo, c'è il suo babbo, no, perché un certo signor Ugo ha fatto un'ordinazione per un trasloco da fare oggi. Ha fatto un trasloco? Sì, per cambiare, insomma, casa, ecco, proprio. No, guardi, qui mio babbo si chiama Ugo. Ugo, ma... sì, ma è possibile parlarci? Perché non vorrei, perché a volte ce li fanno, gli scherzi, devo dire. No, io li scherzo, ora glielo passo. Non vorrei che ci avessero fatto uno scherzo, che a nome suo ci hanno fatto scherzo, sia a noi che a voi, capito? Va bene, ma lei sta cercando? Sì, me lo passa, perché hanno dato questo numero. Passo. Non è uno scherzo, glielo dico io. Sì, è uno scherzo, però non voglio rimettere, io sto lavorando, lei mi capisce. Certo. Voglio andare fino a fondo alla questione. Anche se per caso lei conoscesse qualcuno che fa di questi scherzi, me lo dica, perché insomma noi non vogliamo mica lavorare a vuoto, capisce? Mi può passare il signor Ugo? Sì, grazie, ecco, grazie. Ma di cognome come fa questo? No, mi ha detto Ugo, e quindi io telefonavo anche per sapere esattamente l'indirizzo, perché mi ha lasciato solo il numero telefonico, capisce? Mi passa il signor Ugo? Sì, ecco, grazie, ora grazie. Glielo passo. Pronto? Oh, signor Ugo? Su Ugo, sì. È passata un'ambulanza, è successo. Senta, sì, no, sentivo là. Signor Ugo, allora, senta, è lei che ha telefonato, no, per il trasloco, no? No. Sì. No, io non ho telefonato. Qui risulta che ci abbiano dato questo numero, dice il signor, io sono il signor Ugo, qua, e mi dica il suo indirizzo che veniamo a fare il trasloco oggi. Ma ma io non vado mica via, Ma come un va via? Cioè, io voglio il suo indirizzo, per favore, mi dà il suo indirizzo, nome, io cognome. Voglio il cognome. Me lo dà? Sì. Ma sì, ecco, voglio nome, cognome, indirizzo e tutto quanto. Cioè, e lei mi deve dire, si trasloca, non deve dire non si trasloca. No, io cioè, non trasloco, sì. Niente, io sto qui. No, lei sdraloga, caro signor Ugo. Lei sdraloga e come? Lei deve sdralogare, ha capito? No. Questo mi parla come i passeri. Se sei un amico, se vuoi venire, io non lo so chi sei. No, non io non sono conosco. Un amico, io sono solo una persona, io posso essere anche un amico, nel senso che non sono certo un nemico. Però, capisce, io lavoro negli sdraloghi, capito? Sì. Bisogna sdralogare. Allora cerca un altro, perché mi dica la verità, lei lo deve fare o no questo? No. Allora me lo dica chiaramente con le parole, io non devo fare lo sdralogo, me lo dica. Io non lo devo fare per nessuna maniera. Che cosa? Lo sdralogo. Lo stralogo, ecco. E cos'è lo stralogo, scusa? E che ne so che è? Come che ne so? È il nome. Ma lei mi dice stralogo, scusi, e non sa cos'è lo stralogo, mi dice stralogo. Se usa un sostantivo deve anche sapere cosa significa, o sbaglio? Senta. Mi dica. Gli dico una cosa. Sì. D'amico, Sì, grazie. Non se ne offenda. No, non lo conosco. Ma io non so figuri, me l'hanno detto tanto. A me queste cose
mi sono successe oggi, non mi sono mai capitate, quindi... Meglio Palaia, sì, meglio Palaia. Famola finita da amici e bene fatto. No, famola niente, lo sdralogo bisogna farlo per forza, perché è stato ordinato che sia lei o il suo figliolo, no, nessuno ci può fermare, perché io sono vandalo unni, dove si passa noi non cresce più la moquette, capito? Non c'è nulla da fare, ecco. Proprio... Allora gli passano i figlioli. Bravo, con lui si ragiona meglio. Ecco, allora, qui abbiamo stabilito che lo sdralogo, come dice suo padre, che poi suo padre dice stralogo, che è buffissimo, si deve fare, sì, perché non è possibile non farlo, in quanto abbiamo riconosciuto la voce del Signore che ha fatto l'ordinazione, quindi non c'è niente da fare, noi veniamo, lui ci ha dato anche l'indirizzo, noi adesso veniamo. Ma dove? Ma lei che è scemo lei per caso? Come si permette? Io non ho offeso nessuno. Ma lei, Come? Ma chi gliel'ha dato il permesso di fare trasloco? A meno male dice trasloco. Ma il mio numero, ma chi gliel'ha dato a lei? Ma suo padre me l'ha dato, ce l'ha dato. Anzi, la faccio parlare con la persona che ha preso la telefonata. Ma lei, Guglielmo, non sa neanche il mio cognome. Parla con questa persona qui che si ride ora. Questo qui fa il furbo. No, è furbo, non si fa. No, parlaci. No, con me il furbo è un turno fa, capito? Io sono Guglielmo Passeri, degli sdraloghi Attila. E qui si deve sdralogare a tutti, ostia, capito? Io sono lo sdralogatore per antonomasia. Ah, sì? Sì, caro. Questo è uno scherzo del cazzo che state facendo. No. Te tu dici troppe parolacce, capito? Oh, non andare. Insomma, mi sono buttato sul come si può dire, sul grottesco, sì, e quindi magari evidentemente non era più molto credibile la cosa, però lo richiamerei, perché questo signore qui è ma piega almeno un angolo della tua bocca al sorriso. Ma dove vivi? Ma come vivi? Deve essere ben brutta, grama e poco esaltante la tua vita, naccherino. E caccolina ti devo dire, perché se non ti guardi meglio dentro il naso, da sotto in su, e si vede la caccolina, capito? Stai attento, la caccolina è micidiale. Una donna che vede la caccolina non te la dà più, non te la dà, e anche senza caccolina lo stesso, non te la danno mai. È per questo che sei così cupo, così, così triste, anzi direi tristo, capisci? Sì. Ecco, allora ciao. È proprio tristo davvero, mamma mia, non ha replicato, sì, era tutto vero quello che gli ho detto io, era tutto vero, madonna come gli era vero. Andiamo da qualcun altro, mi sono sfogato, gli ho detto le cose, le ho detto in faccia, mando via di dietro. Va bene, via, dai, su, ok, va bene, andiamo da qualcun altro. Abbiamo trovato un signore che ci fa proprio stralogi. In effetti, la parola stralogi o stralogo, che dice il Passeri, è espressa dalla verità, dalla realtà, dalle persone che lo dicono. Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, qui traslochi Attila. Sono Vandalo Unni. Senta, noi possiamo venire oggi nel pomeriggio per quel trasloco vostro. Ma non sono io. Il signor Valerio. Valerio. Valerio Viciani. Valerio, sì, è possibile parlarci? Ma mio marito non c'è più da 3 anni. Oh, che orribile errore abbiamo fatto, signora. Mamma mia. E poi io non devo traslocare. Non deve? Non devo traslocare. Ah, meno male, perché lì ha avuto un momento di... Era indecisa fra stralogo e trasloco. Senta, signora, infatti, se lui non c'è più, signora, non può essere la persona che ci ha telefonato 3 giorni fa, Se dice Viciani Valerio... No, appunto, no, una telefonata... No, era la persona viva, credo, mi sembra, insomma. Senz'altro. A volte sa... Si dicevano anche telefonate dall'aldilà, c'è anche un libro, telefonate dall'aldilà. Sì, però non credo magari. Che sia. Magari. E lo so, anch'io aspetterei delle telefonate da persone purtroppo che non ci sono più, ma non mi chiamano mai. Persone care, ma non è possibile. Come? Persone care, però non è possibile. Perché poi specialmente i mariti, no?
Muoiono sempre loro. Ma mio marito voleva morire prima. Voleva morire prima? Sì, perché diceva se rimango solo non so fare niente, invece... E ci ha pensato lui, insomma, ecco. Sì, ci ha pensato, è stato esaudito. Sì, e lei pensava la stessa cosa? Perché, no, io no. Ah, meno male. Io no, volevo che vivesse insieme a me. È vero, signora. E invece, visto che c'entra, dice, una donna si difende, un uomo, no, insomma, gli uomini di prima non sanno difendersi. Sarà per questo che le donne sono sempre vedove e gli uomini muoiono prima? Sarà per questo, signora? Sarà anche per questo. Quante vedove conosciamo? Una vita diversa. Com'è? Una vita diversa. Diversa, è una vita diversa. L'uomo si consuma di più. Ha ragione, sa, signora, ha ragione. Noi uomini siamo destinati a morire presto, prima di voi. Non sempre. Non sempre, questo è chiaro. A me ci sono anche oltre gli 90 anni, sicché... Uomini. Ma non vedovi? Sì. C'è qualche vedovo? Lei conosce qualche vedovo? Ci sono, sì. Che culo. No, complimenti, signora. Oh, via, e allora io non voglio traslochi. No, ha ragione, è un errore di nome, di persona. Mi scusi tanto, signora. Prego. Non volevo disturbare la sua memoria. Dato, vedi, lei conosce anche un vedovo. Questo è stupefacente, questo è cocainomane. Beh, no, nel senso stupefacente, basta. Una cosa incredibile, eh. Sì. Il morto quotidiano non può mancare, mai. Io ve li servo tutti, quanti morti, vi ho servito, quanti già morti e quanti tra quelli che in questi 21 anni ho chiamato sono nel frattempo morti. Mamma mia, le voci del sondazzo che si sentono magari ancora da qualche parte. No, io ce l'ho tutte, magari specialmente le persone più anziane. Chissà quante quanti morti c'ho sulla... No, risponde la segreteria telefonica del numero... No, zero, su questo siamo d'accordo, cioè, prefisso. Senti, mi butto. Il cliente chiamato sì, al momento... Sì. Ho capito, ma fa presto perché mi sta per scadere il tempo. Ho capito. Stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...